Bene, signore e signori, autorità civili, militari e religiose presenti, cari sardisti, buongiorno e benvenuti. Questa giornata di studi con la quale il Partito Sardo ha inteso celebrare il centenario della nascita di Antonio Simon Mossa come intellettuale, poliedrico e sardista. Non si tratta però di una liturgia nostalgica nella quale bruciare l'incenso di una retorica del passato. Abbiamo piuttosto in mente l'opportunità di cogliere l'attualità di una riflessione universale sui grandi temi della Sardegna e lo faremo attraverso due panel di diversi relatori di altissimo profilo. Per iniziare e lasciare subito spazio alla giornata, ricordiamo che Simon Mossa aveva una passione dichiarata e praticata per la musica e sicuramente era un viaggiatore attento, curioso del particolare, di tutte le dimensioni etniche e antropologiche. E abbiamo deciso di inaugurare questa giornata, con un gruppo, il Classic Ensemble, che studia proprio la fusione tra questi due mondi, cioè gli strumenti etnici come le arpe celtiche, come i fiati, come gli ottoni, con la musica della tradizione popolare europea. Quindi prego di raggiungersi il Classic Ensemble sul palco. E lasciamo alla loro musica l'incipit di questa giornata. Grazie. Sarebbero i pugliesi e i bemolli del pianoforte.
Ora vi faremo ascoltare, perché veramente siamo andati dall'Irlanda, adesso ritorniamo nel nostro paese. Vi faremo sentire tre brani sacri che voi conoscete senz'altro molto molto bene. Posso riposare, Mamma non chiede e la danza di Grisolo, meglio conosciuta come Anni Nova. Sono tanti tanti nostro ensemble dal professor Pazzo. Buon ascolto. Un ringraziamento particolare a Carlo Pivello e a Fisio che ci ha dato questa opportunità. Siamo grazie. Thank you.
grazie allo Tratsec Ensemble. Nel frattempo che compiamo le operazioni di spostamento delle arpe, consentitemi di ringraziare in particolar modo il Comune di Sassari, che è il padrone di casa, che ha dato il patrocinio a questa iniziativa, e continuerei invitando le autorità presenti ad accostarsi sul palco per portare i saluti. Nicola Sanna, sindaco di Sassari, Gianfranco Canao, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Joan Elias del Bitarc dell'Uffici de Catalunya, della delegazione del governo di Catalunya, e Giovanni Columbu, presidente del Partito Sardo d'Azione.